oggi pratichiamo Qigong, un esercizio davvero molto utile. È un esercizio chiamato la tartaruga nera del nord e la posizione che vedremo accovacciata dell'esercizio aiuta in diverse parti del corpo. In particolare andremo ad allungare i polpacci e le cosce, andremo anche ad eliminare le rigidità del bacino e della parte inferiore della colonna vertebrale, ma andremo anche a lavorare e a stimolare i meridiani dei reni, i meridiani della vescica, il meridiano dello stomaco, il meridiano del fegato e il meridiano della cistifellea, della vescica biliare, ma andremo anche a rafforzare quindi le gambe, ed è un esercizio che è molto utile anche perché va ad eliminare, quindi va ad aiutare a combattere contro tutti i disturbi sessuali, quindi contro l'impotenza, l'eiaculazione precoce, la frigidità, i dolori mestruali, ma anche contro le emorragie eccessive. Un esercizio davvero importante che richiede anche un impegno fisico più significativo, e andremo quindi ad aprire la posizione quindi dei piedi, la distanza dei piedi al doppio delle spalle. Vi consiglio, prima di fare questo esercizio, di cominciare con la posizione dell'ago e sedersi sulla nuvola per andare a centrare il nostro corpo, per svuotare il cuore delle emozioni, per svuotare la mente dei pensieri, quindi per andare a ritrovare la nostra collocazione al centro tra l'energia yang del cielo e l'energia yin della terra, sgombrare ogni forma di pensiero, andare a sorridere ai nostri organi, quindi ricreando la giusta atmosfera che serve ad accrescere l'efficacia della pratica. Questo è un momento per noi, è un momento che ci prendiamo, che ci fa piacere prenderci, perché stiamo lavorando per la nostra salute. Allora aumentiamo andiamo ad allargare i piedi ad un'ampiezza doppia rispetto alle spalle, andremo poi a reclinare quindi il nostro tronco in questa posizione accovacciata e andremo anche a mettere i nostri pugni quindi della parte degli inguini in questo modo. Allora, quello che dovremo fare è andare ad inspirare con il naso, quando ispiriamo la lingua appoggia sul palato, quando espiriamo andiamo a contrarre il muscolo pubo-coccigeo che si trova tra l'ano e l'organo sessuale e andiamo anche in questo a portare in avanti il bacino, ecco perché andremo a eliminare anche la rigidità del bacino, ma non in posizione eretta, ma in questa posizione accovacciata, quindi rendere più difficoltosa la mobilità del nostro bacino, ma è funzionale l'esercizio. Quando andiamo invece ad espirare, lasciamo cadere la lingua dal palato, andiamo ad espirare non con il naso lo usiamo in fase di inspirazione, in fase di espirazione utilizziamo la bocca e poi andiamo a rilassare anche il muscolo pubo-coccigeo e tiriamo indietro il bacino. Quindi in fase di inspirazione utilizziamo il naso, la lingua appoggia sul palato, il bacino si muove in avanti, e il muscolo pubo-coccigeo per tutta la durata dell'inspirazione è contratto. Poi in fase di espirazione espiriamo con la bocca, rilassiamo il muscolo pubo-coccigeo, lasciamo cadere la lingua, quindi non è più in contatto con il palato, e andiamo ad espirare portando indietro il bacino. Allora, le ripetizioni consigliate quindi ai maestri taoisti sono 81, è un esercizio che possiamo fare la mattina o la sera quando abbiamo un po' di tempo da dedicare a noi. Noi ne faremo meno, faremo soltanto 9 ripetizioni, potete cominciare anche da 9 perché inizialmente è anche abbastanza impegnativo l'esercizio e poi arrivare a 81 seguendo i multipli di 9, quindi 9, 18, eccetera, 27, tutta la tabellina del 9. Allora, apriamo i piedi al doppio della distanza delle spalle, già questa posizione, no? Era la posizione che abbiamo visto in un altro video, è già di per sé molto utile, quando andiamo a piegare anche le nostre ginocchia, le andiamo a flettere, attenzione a non portare le ginocchia oltre la punta delle dita,
quindi dei piedi, ma ci manteniamo di dentro delle dita dei piedi, ci andiamo a covacciare, andiamo a piegare, appoggiare i nostri pugni con il palmo rivolto verso l'alto sul nostro inguine, l'attenzione è massima sull'esercizio e andiamo ad inspirare, la lingua appoggiata sulla lingua, la lingua appoggiata sul palato, portiamo avanti il bacino quando inspiriamo e andiamo a contrarre il muscolo pubblico ciggio e poi espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo lentamente, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Abbiamo fatto il primo ciclo, ne faremo un altro, andremo a 18, quindi voi anche progressivamente, perché vedrete come l'esercizio impegna molto anche le gambe. Lavoriamo sui polpacci e sulle cosce, quindi lavoriamo anche a livello muscolare, non soltanto sul flusso energetico e anche poi conseguentemente anche sul flusso del sangue, sulla circolazione sanguigna, ma lavoriamo anche a livello muscolare, quindi è un esercizio già molto impegnativo, per cui cominciamo con le 9 ripetizioni, facciamo una pausa e poi altre 9 in questo video, ma vi invito progressivamente ad arrivare a 81. Potremmo arrivare a 81 anche senza pausa tra un ciclo e l'altro, però ci andiamo progressivamente. Ci mettiamo in posizione e andiamo ad inspirare e espirare. Attenzione alla contrazione del muscolo pubblico ciggeo, è molto importante. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo. Inspiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ancora due, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ancora una, inspiriamo, espiriamo. Laddove doveste avere un po' diciamo giramenti di testa, è molto utile, anche perché siamo in una posizione accovacciata, potrebbe capitare, scuotere fortemente le mani. Tra l'altro questo è un esercizio molto utile da fare anche tra un esercizio energetico e l'altro, quello di scuotere solamente le nostre mani, in questo modo, per 10 secondi e poi arrestarci e scuotere altri 10 secondi le nostre mani. Come sempre vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per le vostre condivisioni, per i vostri like, invito tutti quindi ad aiutare il canale Tao Power Life a raggiungere il maggior numero di persone. Sono esercizi molto salutari, sono esercizi semplici, sono esercizi che erano tenuti segreti e trasmessi da maestro d'allievo, e che ora diciamo, vogliamo in qualche modo invece trasmettere, portare all'attenzione di tutti, perché sono esercizi che mantengono, nonostante i millenni, no? Nei quali in cui sono stati concepiti, ideati, tenendo conto delle caratteristiche psicologiche e fisiologiche del corpo, continuano a produrre dei benefici che vogliamo che abbiano il maggior numero di persone. Quindi vi ringrazio se condividete questo video. E se commentate il video con gli effetti positivi prodotti dalla pratica costante, perché uno degli elementi fondamentali perché il Qigong sia efficace, al di là della giusta attenzione, giusta concentrazione, giusto rilassamento, è anche molto importante, direi fondamentale, la costanza nella pratica. Possiamo prendere anche uno degli esercizi e ad andarlo a effettuare tutti i giorni. L'esercizio che più si avvicina a quelle che sono le nostre caratteristiche attuali, le nostre caratteristiche di salute. Ogni esercizio poi andrà a creare benessere in determinate aree.
abbiamo visto come questo, ad esempio, va a stimolare molti meridiani, quindi che attraversano la nostra parte centrale del tronco, anteriore e posteriore, meridiani energetici importanti, il fegato, la vescica biliare, lo stomaco, i reni e la vescica urinaria, ma va a rinforzare anche le gambe. E un antico detto cinese dice che la vecchiaia comincia proprio dalla debolezza delle gambe, che ricordo essere il nostro tronco, il tronco del nostro albero. Abbiamo i rami, abbiamo quindi il tronco, le nostre gambe, e all'interno dei nostri piedi dobbiamo sempre immaginare che il piede si prolunga verso l'interno, vada ad assorbire l'energia interna, l'energia yin, l'energia femminile. Perché? Perché l'energia femminile della terra deve poi combinarsi con l'energia maschile del cielo. L'energia maschile dà, l'energia femminile prende. Abbiamo bisogno della giusta combinazione di equilibrio all'interno del corpo, dell'energia maschile e dell'energia femminile, yang e yin. In questa posizione, quindi nella solidità della posizione, come quella dell'albero, andiamo a raggiungere questo equilibrio, ma è importante rafforzare anche le gambe, andare anche, ad esempio, l'ho detto forse anche in altri video, andare a fare i pediluvio la sera. Possiamo utilizzare acqua calda prima di andare a letto, con sale, con zenzero. Andiamo a nutrire tutto il nostro corpo, andiamo a diffondere calore, andiamo a sbloccare i meridiani. I cinesi, diciamo, i maestri taoisti cinesi, dicevano addirittura che questo metodo semplice, quello del pediluvio con acqua calda, sale e zenzero, porta allontana da noi le 100 malattie. È una pratica quindi molto salutare, soprattutto nei periodi invernali dove abbiamo bisogno di un po' di calore, ma produce anche rilassamento. Rilassamento che è un fattore importante per favorire l'armoniosa circolazione dell'energia del nostro corpo. Noi ci vediamo con il prossimo video di Tao Power Life, come al solito. Grazie.